un fratello da Oscar. Guascia il braccio. Mia mamma, oh, è morta mia mamma. Mi dispiace. Mi posso fare le condoglianze? Certamente, grazie, grazie, grazie. Perché che è stata fascia? Compagerici, rappuntato, compagerici. I guai non vengono mai da soli. Ho incontrato mio fratello. Sì. È morta pure sua mamma. Come nasce in una famiglia? Uno fa il filosofo e un altro il guitto. In tutte le famiglie c'è una pecora nera, dobbiamo decidere qual è la pecora nera, se il filosofo o il guitto. Io sono l'unico della famiglia Di Maio, da parte Di Maio, che non ha poi fatto teatro. Ecco, allora ha ragione tuo fratello quando dice sei tu la pecora nera. Certamente, sono io la pecora nera. Mio fratello per me è stato un incubo, lui sempre promosso, borse di studio, bravo, invece sempre scugnizzo, sempre a scuola non andavo quasi mai. Lui invece non ha mai voluto studiare e allora la cosa del teatro nacque quando zio Gaetano Di Maio, disse ah, questo ragazzo è però intelligente e intuitivo, facciamogli fare il teatro. Non mi fa il marito, non mi fa il giugno, capito? Abbandonato, non te ne va nessuno. E giustamente noi ce la siamo adottati. Stai parlando della valigia come si possono fare. Io debutto a 8 anni al Teatro 2000, glorioso Teatro 2000, con Enzo Vitale, Beniamino Maggio, poi non mi ricordo bene perché ero proprio piccolo. Facevo Torna al paesello, poi ho fatto qualche sceneggiata così da piccolino, poi ho debuttato veramente al Teatro San Nazaro con questa commedia, Il morto sta bene in salute, nel 75 con Ugo D'Alessio, Luisa Conte, Carlo Taranto, era un cast Olimpia Di Maio, un cast fortissimo. La sesta guerra mondiale, la sesta. Lei si è mai vergognato di questa parentela? Assolutamente, anzi ne vado fiero per la verità. E chiamo, ora su bacio o no? No, vedi? E come dico io, vuoi solo approfittare di me, tu non mi ami. Io non ti amo? No. Ma che stai dicendo? Io per te andrei sulla luna. Davvero? Allora mi sposi? Sì, quando scenga la coppa luna, ci faccio un pensiero. I detrattori dicono che lei rappresenta il peggio della comicità attuale e della volgarità napoletana. Ma io li lascio dire, perché del resto hanno detto così di Peppino De Filippo quando il grande Peppino faceva Pappagone. Attenzione, perché c'è una piccola borghesia della cultura che è assai peggiore della plebe. Su questo non vi è proprio dubbio. Facciamo qualche nome? No, i nomi non li faccio, ma... Facciamo qualche nome degli estimatori invece di suo fratello, della borghesia intellettuale? Sì, per esempio il professor Aldo Trione, un professore di estetica molto importante, Michele Serio, che è uno scrittore molto vivace, insomma, e tanti altri. Forse ha un problema congenito? No, non tengo nessuno congenito, tengo due frati mascoli e una sola. No, voglio dire, è un problema di scoliosi dalla nascita? No, non lo so. Ma allora mi scusi, ma perché sta con questo braccio così? Questo braccio... Un melone, se ne ha rubato una luna. Qualcuno intelligente veramente ha detto che Cucafone è il Pulcinella del 2000. Come potrei io parlare male del mio premio Oscar? C'è un Cafone, secondo lei, in tutti noi? Assolutamente sì, Baudelaire dice mi è passata l'ala della stupidità sulla testa, no? Penso che ognuno di noi attraversiamo un momento di cafonismo evidente. Volevo fare un appello a tutti quelli che mi amano, veniate a teatro a Mavrei, a quelli che non mi amano, che è stata un'idea bella, niente.